rischiare la vita per gioco, sfidare la sorte ed il pericolo, per superare il limite, per mostrarsi sui social, per sembrare più grandi o solo per incoscienza. Era questo forse il piano dei due giovanissimi toscani, finiti all'ospedale per una sfida su TikTok, si ipotizza, e ora ricoverati in gravi condizioni. La prima vittima dei social, un 17enne di Pisa, colpito da una scarica elettrica per aver urtato i fili dell'alta tensione mentre si trovava sul tetto di un treno nel deposito ferroviario di Campaldo, in provincia di Pisa. Forse voleva fare train surfing, surfare su un treno in corsa, pratica che spopola sul web raggiungendo milioni di visualizzazioni tra i ragazzini, ma rigorosamente vietata in tutto il mondo. Salito su un treno fermo al binario, dopo la scossa il ragazzo è caduto da 3 metri, ora in prognosi riservata nell'ospedale di Pisa. La polizia ferroviaria indaga e ascolterà alcuni amici presenti al momento dell'incidente per capire perché l'adolescente era su quel tetto. Altra presunta vittima di TikTok, un 14enne di Arezzo, ustionato mentre usava alcol e accendino, si ipotizza per una sfida casalinga tra coetanei sul web. Il Fire Challenge, in pratica giocare con il fuoco. Cospargere parte del corpo o un oggetto e poi incendiarlo per mostrare la propria reazione al pericolo, il proprio coraggio. Questo almeno credeva l'incauto adolescente che, mentre i genitori erano fuori per lavoro, armeggiava in giardino con fiammiferi una bottiglia di alcol che d'un tratto gli sarebbe scoppiata tra le mani, questa la ricostruzione della polizia, provocandogli ustioni sul 50% del corpo. Il ragazzino ora è in coma farmacologico all'ospedale Mayer di Firenze. La polizia postale analizzerà il cellulare del 14enne per capire se effettivamente si è ustionato per una sfida online o meno. La madre del ragazzo non ha dubbi, il figlio voleva emulare i suoi coetanei giocando online con il fuoco.